In questo coro, il primo coro era piccolo all'inizio, no? Una dozzina di persone, poi è diventato molto più grande e questo ci fa tanto piacere, anche per il grande lavoro che hanno fatto con noi il maestro Alessandro in primis e poi adesso anche i nostri due maestri Gianluca e Basso. Un percorso davvero, come dicevi anche tu, importante, perché comunque c'è un lavoro dietro di quelli davvero sì. di primo grado, insomma. Sì, è un bel lavoro perché comunque magari molte di noi non conoscono la musica direttamente, hanno una grande passione ma in realtà non la leggono, l'ascoltano e la cantano, quindi per noi è bello impegnarci in questo, perché poi il vero talento è anche quello di insegnare, come fanno i nostri maestri, la musica, trarre la musica da chi non la sa, diciamo, bene. Quindi avere la possibilità di coltivare questa passione per noi è bellissimo. Io ho studiato un po' di musica, la conosco, ho studiato al conservatorio, ma alcune di noi no, ma sono bravissime ugualmente, perché la passione che ci rende così e anche la possibilità che ci danno i maestri di impararla. Noi abbiamo fatto proprio lezioni di musica. Abbiamo iniziato. A volte la passione sopperisce anche alla tecnica, sì, diciamo. Di quella. È vero, vero, anche questo sicuramente è importante. E Giulia, adesso c'è da raccogliere i frutti di questo lavoro con questo bellissimo concerto che andremo a vedere domenica alla Scalinata. Sì, noi piace a dire il vero fare concerti, perché comunque è diciamo un po' mostrare a tutti e voler far emozionare le persone con i frutti del nostro lavoro, del nostro impegno. Quindi per noi è bello poterlo fare anche nella nostra città, anche se per esempio l'anno scorso siamo andati in tour volendo, siamo riusciti ad uscire anche dalla nostra regione, ma loro l'hanno fatto spesso negli anni precedenti con gli altri cori e con l'orchestra, quindi per noi è bello poter dire a tutti quello che stiamo facendo ed emozionare, speriamo, con la nostra musica.